Ciao ragazzi e bentornati con un'altra puntata. E il bug grafico purtroppo non è ancora andato via. Ho provato a fare qualche cambiamento, ma mi sa che dovrò guardare su Google per capire che cazzo è. Guardate che bruttino. Sembra quasi che diventi trasparente lì. Vabbè, ok. Scusate un attimo. Allora, vediamo un attimo cosa fare. Dobbiamo andare. Ah già, nell'ufficio sala ovest, che si accede da qui. A cui si accede da qui. Tu non ti rialzerai mai più. Eccolo qua. Allora. Sinistra 9, destra 15, sinistra 7. 9, 15, 7. 9. What? Ah, forse è contrario allora. 9. No, forse lo sto usando al contrario, ok. No, ma che cazzo? 9. All'ufficio alla ovest, ma siamo sicuri che sia quello giusto? Sì. Nove, quindici, sette. Che cazzo? Ah, ok. Adesso ho capito come funziona, non mi ricordavo molto bene. E vai. Vabbè, niente di sensazionale, però sicuramente è molto buono come cosa. Poi cosa abbiamo trovato? Questo qua praticamente. Con questo qua dobbiamo aprire qualche altra porta in giro, presumo. O almeno credo. Ricordarsi. Fessura manovella. E chi è che si ricorda tutte queste cose qua? Magari non è che manca una medaglia, no, vero? Questo qua l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo qua dove cazzo Ah, ah no. No, ho detto una cavolata, scusate. Che altro la batteria che abbiamo trovato, dove potrebbe essere utilizzata secondo voi?
che io non ne ho idea. Fatto ricordo. Brutto bastardo. Oh cazzo. Ma che cazzo? Ehi là! Ma che cazzo? Beh, tu sei morto. Ah, questa qua non credo che c'entri quello lì. A meno che vediamo un attimo, ma dubito che siano tutte con la stessa combinazione. No, infatti non è quello lì. È un'altra. Vabbè, magari troveremo le combinazioni più avanti, eh. Ah, ecco cosa abbiamo. Abbiamo un oggetto chiave noi. Ed è il rubino. Il rubino abbiamo trovato. Bisogna capire dove va questo rubino, però. Qua è bloccato dall'aereo. Armeria. Perché c'è una pistola qua? Ah, l'armeria, sì, ok, l'armeria non è il coso personale. Sì, è vero, è vero. Di fare un attimo un mente locale, allora qua le docce c'è un altro coso, un altro lucchetto. Secondo me questo piano qua non c'è niente da fare. Dobbiamo esplorare questa zona qua, secondo me, però è anche vero che qui siamo vincolati, eh. Qui cosa c'è? Qualcosa da aprire con le tenaglie, forse. Sì, secondo me le tenaglie servono per aprire qualcos'altro, eh. Scusate un secondo, vediamo se c'è qualche oggetto magari qua sotto. Giusto per curiosità, eh. No. Ah sì. Ok. Ho fatto bene a controllare, sì, secondo me l'oggetto chiave qua è la tenaglia. La tenaglia è da sfruttare in qualche altro posto. Devo solo ricordare dove. Il che vi assicuro che non è tanto facile, eh.
A meno che mettendo una batteria qua non esploda questo, ma non credo. No, infatti. Questa era una cazzatona. Ah, ecco, ok. Comunque abbiamo appurato che quando vedremo un leaker gli staremo ben distante, per carità. Per carità. Vediamo se magari c'è un qualcosa qua con il lucchetto. Non so, non mi ricordo onestamente. No. Cioè, con il lucchetto intendevo con il catenaccio. Ma a quanto pare no. Ci deve essere qualche altro catenaccio in giro, ma non mi ricordo. Vai a cagare. Qui no, vero? No. Ah, già. Qua siamo a posto. La batteria è un oggetto chiave, eh? Forse qui magari c'è un qualcosa col catenaccio. Qua. Proviamo ad andare a vedere, dai. Che magari l'abbiamo incontrato all'inizio del gioco e non ci ricordiamo. Mi viene in mente solo quello, onestamente. Oggetti da prendere qua, no. Mi viene in mente solo questo. Non di qua sicuramente. Bastardo. Qui l'ultima volta era pieno di zombie. Ancora. Ma entrano. Sti cazzi. Ah, ecco. Vediamo se lo abbiamo sfruttato questo coso. Eh già. Eccolo qua che andiamo avanti, ragazzuoli, eh. Dispositivo elettronico. Qua ho già capito. Ho già capito dove vogliono andare a parare. Bene, bene. Locker room. Cap.
Ah, locker room. Vediamo un attimo. Locker room, vediamo. Facciamo una run super veloce là. Stronzone. Sì. Vedrete che è questo. Great. Ah, vabbè. Capirai. Pensavo chissà cosa io. Comunque, la cosa da far esplodere dov'è? Il piano sopra? Sì. Ok. Quindi proseguiamo. Più in alto. Se non ricordo male. Qui andiamo piano, che non si sa mai. Ok, scusate un secondo. Già. Con calma però proseguiamo, speriamo di non farci saltare in aria. Aiuto. No! Ah, ok. Volevo guardare l'esplosione. Però mi sa che ho rischiato di farmi del male. Molto, molto serio. Beh, qua cazzo sarete tutti morti, immagino. Ho sentito un rumore strano. Ah. No. Quindi sto qua è il bastardo che è caduto da lì sopra. Ma è incredibile. Se poi vi che si sarebbe mosso, ma non pensavo adesso. Vabbè. Perfetto. Cosa? Che cazzo è stato? Vabbè. Ci penseremo fra poco, immagino. Allora, bella donna, arco, serpe. Ammazza, non si capisce un cazzo, ok. Mamma mia. Uno spazio giusto o libero.
qui andiamo pianetto. Però ci armiamo di... Aiuto! Sei morto? Mica Oh, tanto. merda. Cazzarola! E a vita come ci siamo messi? Insomma, potevamo essere messi meglio. Per fortuna che avevo il pompa dietro, perché altrimenti sarebbe stato un problema. Cazzo, meglio non sottovalutare sta zona. Altro perché io ero fermo. Ma mi aveva già scamato, mi aveva già inquadrato. Si vede che è stata colpa della medaglia che si è attivata, non so, boh. Ho capito, Leon, devi resistere un attimo, non posso curarti ogni 3 secondi. Se ti curo ogni volta che sei sull'attenzione, fidati che i medikit non bastano. Mi dispiace, credimi, però è così. Qua non c'è cap, vero? Questo no, purtroppo. Non ha funzionato. Finalmente l'inventario si sta espandendo, Non è male. Prendiamoci un po' di colpi per il pompa. Allora, mettiamoci giù. Mettiamo giù delle cianfrusaglie, tipo questo. Prendiamo i colpi per il pompa. No, davvero? Li ho usati tutti, cazzo? Oh, porca va. Ah, no, eccoli qua. Pareva strano, infatti. Ok. Salviamo. Che uno scontro con i leaker, con un leaker, non è da sottovalutare affatto. E adesso andiamo all'ufficio est, che è di qua. Usciamo e mettiamo il medaglione, dopodiché vediamo cosa succede. Secondo me questo qua ci attacca esattamente quando sblocchiamo la porta. Proprio ha intuito, ha intuito. Bene ragazzi, e con questo super successo fermiamo il gameplay e salviamo però prima. Per cui grazie e alla prossima.